caro sposo, ti sciaguaglio con questa mia che tuo pace si rifiutò di pagarmi viaggio per Torino. E di conseguenza mi mise a cercare lavoro per pagarmelo da me medesima. E chi ti scrive non è più Rosalia, ma Rosalia Maggiore Operaia, che come dici tu, è tutta un'altra cosa. Lavandaia super veloce a catena, personale esclusivamente femminile, tu puoi stare tranquillo. Come pure ti comunico che cominciai a fumare e che con tutte le precauzioni morali e materiali Elenuzza mi imparò a portare un motociclo e subitamente diventai guidatrice provetta che, se tu me lo permetti, col tempo penso di comprarmela Rati. Non ti dico, caro sposo, chi duca mi dice tuo pace. O ti cosce ti si titolo, schifosa, puttana! Uè! Sono un troione, sono un troione! E lei, e lei? Ma sei una cosa inutile, sento puzza di cosa inutile da qui, pensa lì che cosa ci deve essere! Ma che cosa dovevo fare? Ma tu mi devi ringraziare. Tu mi devi ringraziare che io in tutti questi anni ti ho guardato a tua sorella, altrimenti se la sarebbe fatta mezza Palermo. C'hai un concetto delle femmine fermo a 50 anni fa. E com'è buono?